Ciao a tutti! Benvenuti a questa live. Aspetta che chiudo questo perché... Ma no, oggi vi farò vedere... Ciao a tutti! Aspetta che chiudo che c'è il volume. Benvenuti a questa live. Aspetta che chiudo questo perché c'è il backup. Ma no, oggi... Oggi vi farò vedere un casino, ragazzi, che aspetta che chiudo che c'è. Ieri sulla piattaforma Viola Vince si è sparito. Ah sì, c'è Vince Lupoleggia che sono pronti lì. Aspettate, ragazzi, perché sto facendo un casino come al solito, prima di cominciare. Non, se non so queste cose. Grazie per il like, Vince. Volume chiuso. Allora, come stavo dicendo, aspettate perché vedo che la live, che la chat non sta funzionando. Ok. Ma come ho detto, oggi faremo questa live speciale perché mi è stata regalata la Nintendo Switch. Ma tutto è iniziato una settimana fa quando mia moglie mi ha comprato questi. L'ho fatto già vedere, mi ha comprato Luigi e Mario. Beh, io credo, ho creduto alle prime che fosse questo il mio regalo di Natale, ma no, non era quello il regalo di Natale, era solo l'inizio, perché ieri mi ha comprato un Super Mario a 20 pollici grosso, la testa grande quanto la mia. Bellissimo questo mano, bellissimo. Mi ha comprato la Nintendo Switch. La Nintendo Switch che ve la farò vedere perché ho già dei giochi. Pezzo che mi mancava della mia collezione, perché di console Nintendo nella mia collezione ci sono di già, e questa mi mancava. Naturalmente l'ho già tolta dalla cassa. Sì, ecco qua, aspetta che l'accendo. La Nintendo Switch qui formato portatile. Naturalmente ho già collegato il base con il PC, con il televisore, così posso cominciare
a giocare e farvi vedere che ciò che gioco. Finalmente come portatile non è male. Press the same button. Bellissima come gioco. Ciao Fabio! Fabio ho detto, sto facendo vedere la mia Nintendo Switch qui. Ciao bad guy! A chi si è perso la prima parte ho fatto vedere pure i miei. Perché mia moglie non mi ha regalato solo la Twitch, come ho detto prima, ma mi ha regalato pure. Prima mi ha regalato questi che l'ho fatto già vedere un'altra volta. E ieri mi ha dato il Mario di 20 pollici, che è uno dei più grandi Mario che c'ho adesso. E naturalmente la grande Nintendo Switch, che l'ho già fra le mie mani e l'ho già fatta vedere. E certo. Ragazzi. Insomma, vi farò vedere dei giochi che ho già sulla console, che questa è ancora formata portatile. Ciao Tommy 80! Insomma, cominciamo a vedere i giochi. Normalmente mi devo togliere il joystick perché devo collegarla al base che è nel televisore. Qui il joystick, adesso la vado a mettere dentro i base. Aspettate ragazzi, male sul PC. Adesso facciamo il joystick, speriamo che non lo rompo. Così questo rosso qui, quello blu qui. Ecco qui ragazzi, adesso abbiamo il joypad della Switch. Vedete, nel mio fianco c'è già la Switch. La Switch. Ovviamente non sono messo, ho dimenticato di mettere le cuffie. Aspetta che faccio il programma così vedete anche voi la Nintendo Switch. E Steam. Qua. E questo è il dashboard, come dite voi, della Nintendo Switch. Come giochi, naturalmente non potevo non prendere
Super Mario Odyssey, no? Che è uno, credo, dei giochi più belli Ciao Giuseppe, vieni su YouTube. Bella Duncan Lucio Dalla. Sì, con la scritta. Che fa freddo qui, Dozzo, fa freddo. Giuseppe, vieni su YouTube. Ma come ho detto, giochi che ho scelto perché mi hanno dato, ti diamo 10 giochi gratis, sono Super Mario Odyssey, Resident Evil 4, il grandissimo Toki. Ma puoi venire su YouTube, che gli altri sono su YouTube. Resident Evil, il primo, il remaster, Sega Genesis Classic, Beat'em Up Bundle. Non so cos'è, che non ho ancora trovato, ragazzi. Flashback Classic dell'Atari, Wonder Boy non si poteva mancare. Isaac, che non so che gioco è, e neanche questo, che si chiama Giucamel, credo che è un gioco di portamento pure. Io sia a Toki che sia a Sega Collection. Ah, grande. Ma cominciamo dal grande Mario Odyssey, dai. Vediamo come. Aspettate che prima l'ho provato, ma adesso lo voglio andare provare da capo, no? Per dire la verità, ancora i joypad mi viene un po' difficile da usarlo. Aspettate. Stavo per fare Resident Evil 4. Leo lo gioca. Un sacco di cappello. Sì, ho visto che cambi i cappelli e cambi il tutto. Però per dire la verità mi devo comprare l'altro joypad, perché questo così non lo trovo tanto comodo. Sì. Come si sente il volume del gioco e il volume della mia voce? Speriamo di sì, Dozzo, perché come detto lo vedo un po'. Lo vedo un po' così questo joypad, non così comodo come quello dell'Xbox, non così comodo come quello della PlayStation. Lo vedo. Boh. Forse come dici di quando prenderai la mano. Grazie, Giuseppe. Di Player Games è Giuseppe, il nostro amico Giuseppe. Voglio ricordare a tutti che dopo questa live faremo il talisman. Grazie, grazie Giuseppe. Come si vede il gioco? Si vede bene? Vediamo un po' l'introduzione cos'è, perché io non l'ho vista. Dai che in tempo c'è l'introduzione, vi faccio ancora conoscere Mario. Oh Mario, oh Mario, eccolo qua Mario, eccolo qua, il grosso, ma grazie, quanto è grosso che non lo posso ancora. Yeeey, ho talisman, sì, talisman, lo facciamo dopo Dozzone. Ho fatto pure una sorpresa, ti ho fatto una canzone che poi la devi sentire. Ho fatto una sorpresa per te, per talisman. Sì, lo uso come bambola gonfiabile.
Come gioco portatile l'ho trovato molto bene, però come quando si mettono joystick in questa cosa qui, non è che l'ho trovato così comodo. E c'è Giuseppe su Discord, ma aspettate che apro Discord così è tua foglia scappata con un nuoto. Annuato. Aspettate che apro Discord, ragazzi, così chi vuole. Benissimo, Discord. Che cazzo ho scritto? Bene, look around, vediamo. Chi vuole venire sul mio Discord? Pronto? Ciao. C'è Giuseppe sul Discord, ragazzi, c'è Giuseppe sul Discord. Ma guardiamo la Come Beeper va? Gym. Ciao, ciao, sto provando la La Nintendo Switch. Switch con voi, no? Però è realistico, È bellissimo, no? eh. Guarda come corre Mario. Run and jump and look around. È quello che sto facendo, no? Sono dei rospi qui. Ci si deve saltare sopra, credo. Attento alle rane. Si devono saltare sopra, credo. Ma come cazzo si fa? Questo telecomando. Questo controllo non è che è uno dei più grandi, eh. Anzi, il controller è moderno, eh. Ma non è uno del più. Perché non è uno Non l'ho realistico? trovato comodo come quello dell'Xbox o quello della PlayStation. Ah, perché se si somiglia molto sulla Xbox il controller. Ma non è comodo. Come presa non è comodo. Guardalo, guardalo. Come presa fa schifo. Per me. Però se lo uso come console portatile, sì, ok. Sì, con supporto va bene. Ma mi hanno detto che c'è un altro controller che si può comprare. Who are you? Su Twitch si vede bene. Basta elementarti sempre Fabio Colombo. Addosso, vieni su Discord. Anche su YouTube si vede bene. Io lo sto vedendo sia su YouTube che su Twitch. Funziona bene, no? Sì. Io ho anche qualche tipo di Nintendo GameCube. Esempio, ho Resident Evil 1, Resident Evil 4 che sono uscito sulla Nintendo Cube, no? Oggi vedremo un po' i giochi che c'ho e poi a mano proveremo una live solo per i giochi che ci sono. After the same thing, we saw team up.
Let's see if it can help. These two. It's not your style. About this. Ecco qui, si è trasformato nel cappello di Mario. Duncan, devi comprare The Ninja. Ah, cazzo, che è successo? La chat. Duncan, devi comprare Ninja Shadow. Quello ti piacerà moltissimo, fidati. Ok, lo provo poi. Ciao Daniele, stiamo provando la Twitch che mi ha comprato mia moglie ieri. Ma era in ufar. È il regalo mio di compleanno, Giuseppe. Ah. Chi vuole venire su Discord? È il benvenuto, ragazzi. Quando era il tuo compleanno? Non per il mio compleanno, di Natale. Natale è il 25 dicembre, Giuseppe. Ah, ok. ma noi i regali li diamo prima di Natale, così non ci sbagliamo i... Natale il 25 dicembre, Giuseppe. Natale maltese il 15 dicembre. Il 25. Ma noi i regali li diamo prima di Natale, così non ci sbagliamo i... Addozzo, chiudi il... Natale maltese il 15... Ah, ok, ecco, scusa. Ciao Dodd. Ecco il nostro mitico Mario, inizia assieme Mario. Mamma mia! Ma qui come sono. Stai? Ciao Giuseppe, com'è? È notte in Italia o è giorno? Non cacciamo il giorno. Ah, giorno. Strano, qui a Malta è giorno pure. È lì dove è notte. No, qua è giorno. Ah. Fino adesso, poi non lo so. Magari dopo diventa notte. Più tardi dopo diventa notte. È bella questa cosa qui che si tira il cappello. Sì. E praticamente se lo tiri su oggetti animati assumi le sue caratteristiche, no? Veramente? E questo sì, prova adesso, te lo farà tirare su, per esempio su... Adesso vabbè, dovrai saltare. Però poi se... Dove cazzo devo andare? Ho distrutto tutto qui, ma la mangiare. Devi salire, no? Oh, Danca, mandami il link. Scusa se te lo chiedo sempre, ma mandami il link su WhatsApp del tuo canale. No, di Duncan. Puoi farlo tu, Giuseppe. Ah, okay. Te lo manda Giuseppe, dai. Che è il mio assistente di giorno. Ok. Oh, dai che tramando. Di notte ci sei tu, Dozzo. Di notte c'è Mario che sta nel letto con te. Grazie. Il bambolotto di Mario. Perché mi dice di premere A e... Ah, l'ho mandato. Grazie. Ma devi mandarlo su WhatsApp, eh? Dozzo di best. Te l'ho mandato su cosa in privato. No, lo so, ma mi devi mandare su WhatsApp perché mi serve sul telefonino. Qui ce l'ho già dal computer. Ah, ok, te lo mando su WhatsApp adesso. I can see the monster minerals from here, but all I can do is to flow helpless and watch.
Boh. Tu che l'hai già giocato, che cazzo devo fare adesso? Ma ti dico la verità, il tutorial l'ho passato, però poi abbiamo smesso dopo 20 minuti. Poi il tutorial devi andare su, vedi che c'è quella luce là, devi salire su quella barchetta là. Dove? Salire. Poi questi li puoi tirare fuori dal terreno, no? Quelle virgulti lì, quei, insomma, quelle foglie. Ah, quelle foglie di prima. Sì, quelle foglie lì le puoi tirar fuori, trovi delle monete di solito. Aspetta che quelli che sono lì, no? Come si fa? Quello. La mandata. Grazie, grazie Giuseppe. Come si fa a toglierli? Devi c'è un pulsante. Sono caduto. Oh, li hai fatti fiorire, beh. No, allora mi ricordo male, magari è un altro gioco, eh. Ah. Per questo allora. Issa, tu devo andare in quel cappello. Sei caduto? Sì. Devo andare in questo cappello dove c'è la luce qui. Sì, sì, devi salire su, che è una barca. E. Che barca? C'è una specie di barca spaziale. Quella col raggio laser, tu guardi in giro. Dove c'è quest'altro... dove c'è questo cappello che c'è la luce dentro? No, no, in alto c'è una barca, vedrai in cima alla sei già bloccato, sì. In cima alla collina c'è una barca con un raggio laser verticale. Tu guardati intorno. Ah, Duncan, comunque ti sto ostando. Grazie, grazie. Girati. Puoi guardarti intorno con l'altro. Aspetta, stick. Che c'è ci sono delle cose da fare prima qui. Non è che devi distruggere le cose. Ah, ok, ho già capito. Ho già capito. Dopo mezz'ora, cazzo. No, che è la prima che lo gioco, no? Ecco qui, vado vicino a un grande cappello. L'hai scappellata. Hai dato la scappellata, adesso c'è il ponte. E questi li fai fiorire, non mica tirare, no? Non si fumano questi. A Malta la Switch costa tanto, però i giochi sono gratis, vero Duncan? Non costano molto. Non costano molto quei giochi. Quasi niente. Ma anche la console non l'ho comprata tanta alta, Invece mia moglie l'ha comprata 250 euro, no? Non è che è tanto. Ah, non è tantissimo, Ma c'era qualcosa in bundle, tipo qualche gioco o? Sì, sì, c'erano 10 giochi, come ho detto. Adesso divento un rospo, no? Sì, perché acquisisci le caratteristiche. Io l'ho preso a un buon prezzo, 250, ma prezzo originale è 300 qualcosa, credo. 310, Tommy. Adesso penso tu possa saltare in alto. Che brutto, mia madonna. Dai, però dillo che c'è una grande. Veramente salta in alto. Dillo che c'è una grafica bella. No, grafica bella, però ribando e le dico che il controllo fa schifo. Ma che controllo fa schifo? E continui. Ma veramente, ragazzi, non è che a me ma cioè, all'inizio è un po' scomodo, più che altro perché sono piccoli, anche se li usi singolarmente, no? In orizzontale. No, però i pulsanti sono piccoli, guarda, piccoli.
La forma del pad, quando metti questa cosa qui, è come c'hai un piatto a mano. Io credo se compri quell'altro controller, credo che giochi meglio. Ma oppure puoi giocarli se ti dà fastidio, puoi anche separarli e giocarli staccati, Sì, capito? ho visto, ho visto. Ma io sinceramente mi sono abituato abbastanza in fretta. Quello che mi dà fastidio è quando vuoi usare come si dice, il joystick direzionale in basso. Perché i bottoni sono divisi, quello mi sta molto sul cazzo, però non Sì, mi capita quasi sì. mai. Sembrano dei bottoni più che... Sì. Io lo uso a volte, ma non è che funziona su tutti i giochi. No, no, no. Go to the top and head the throw. Bella, ma che mappa? Non lo sapevo esistesse. Io sinceramente con Leo ci ho giocato una volta. Per 20 minuti siamo arrivati un po' al primo livello. Ovviamente siamo arrivati più lontani di te in mezz'ora, però vabbè. Come si fa? Quando sei un rospo devi solo saltare. È la vita del rospo, è la condanna del rospo. La condanna bella. Prova a entrare nella caverna lì nel buco. Ah no, no, lì da dove sono uscito. Ah, ok. Allora qui Devo troverai solo boss. salire su queste cose qui. Eh sì, Fabio, purtroppo io li compro, poi ci gioco mezz'ora, mi rompo i coglioni e li smetto. Poi devo disinstallarli per fare spazio a quelli nuovi e quindi molti giochi li ho abbandonati. Oh, ragazzi, aspetta che mi sta chiamando mio fratello che sta facendo una cena in famiglia, mi voleva salutare. Ci vediamo tra un minuto. Ciao. Insomma, questo è Mario Odyssey. Dai che proviamo un altro gioco. Ma questo non si può saltare come l'originale, si deve solo dare col cappello qui. Come grafica bello però. Danke, hai già capito? Vendiamo ancora lo rospo, dai. Possono, ma si devono saltare quelli, no? Almeno quello che credo. Ci sei ancora, Giuseppe? Sì, ci sono ancora. Sto guardando l'allarme. Ma salta solo questo. Ma no, non stai saltando tu. Sì, ma chi? Allora chi? Cacchio quanto sale quando è un rospo. Ecco qui, abbiamo trovato l'altra porta. Aspettiamo che spezziamo questo prima.
Ah, così si diventa normale. Non è male, non è male, è bello. No? Cosa ne pensi tu, Giuseppe? Eh sì, non è niente male, guarda. E poi c'è la grafica... No, bellina, bellina. Che ne pensate voi, ragazzi, che lo guardate? Le cose non si possono picchiare, credo. Cazzo dicono delle eri. That monster has running everything. E questo è un mondo di cappelli, no? Sono tutti dei cappelli qui. Sì, l'ho notato, guarda. C'è anche dei fantasmini. Carino, vero, carino. Adesso si deve prendere la nave adesso. Dei colas da. E dobbiamo combattere con questo? Anzi, si è bloccato un po'. No, la live sta andando. Andiamo via, zamba da buono. Fabio, ho già capito il sistema del gioco. Come si fa? Ah, così. Move. You can also shake the joy, you can cannot move. Devo fare così. Guarda, si fa così. E questo comincia a camminare, guardate. Bello. Si deve come si fa una seghetta. La Nintendo Switch. Ma ragazzi, aspettate se... Dalle palle mi fanno ricordare Mario 74, no? Premere A qui. Treble hang and cap and throw. Treble the tip. Hang and cap the throw.
After you throwing your cap, you shake the joy and you can call again. Perform some. Dice che devi salire su. Sì, ma dice che devi muovere il joypad. Ma così, guarda. Ah! Si tira il cappello così, guardate ragazzi. Hai visto Giuseppe? Io. Si tira così. Dal telecomando, guarda, si tira così. Grande. Ragazzo, sono finito qui. Ah. Insomma, questo è Mario Odyssey. Proviamo un altro gioco, dai. Questa cosa, quella che ti capello così, è bella, eh? Come si fa a salire qui? Forse si deve girare da qui. Guarda, si può tirare così. Che sono queste cose qui? Cazzo! Proviamo un altro gioco, dai Giuseppe! Sì, proviamo. Guarda, c'è Resident. Ma è bellino. Bellino, bellino, ma si deve un po' giocare. Vabbè, se è la prima volta che giochi. E poi non sono molto ancora affidabile con questo joypad, che un po' in confusione. Proviamo Resident Evil, dai. Proviamo Resident Evil, vediamo come va. Questo è Resident Evil 4 versione Switch. New game Resident Evil 4. Questo l'hai mai giocato tu, Giuseppe? 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Il 4 l'hai mai giocato? It was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow, crippling its very foundation. Togliamo il video che già l'abbiamo tutti visti. Però come grafica, vediamo come si spara qui. Come te la metto? Come, Beh, come grafica è bello. Io questo ce l'ho pure sulla PS2.
Versione PC, versione PS2. Adesso ce l'ho sulla Nintendo Switch. Che c'è qui? C'è, non c'è, adesso questo ci prova a ammazzare. Vedete, anche qui costa 250 euro. Ma Tommy, tu vivi... Ma tu vivi in Italia, Tommy, o in un altro posto? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Ma che cazzo hai detto? Ma che cazzo è? Sorry to apologize. Ma io le spacco la testa, ha detto. Io le spacco la testa con questa, guarda. Il pulsante adesso scappano questi, ti lasciano come un coglione lì da solo. There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Allí está! Allí está! Stiamo venendo a te. Credo che dobbiamo salire blu e prendere del proiettile, se mi ricordo bene. Pure saltare da qui. Andiamo giù. Lo sai che hanno annunciato la nuova box serie X? Sì, l'ho vista, l'ho vista. Sembra più un PC che... Infatti. Sembra un grosso tower, no? Ha detto poco poco. In poche parole è come se hai un PC. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Non è che è una bellezza rara, no? Ma ha il suo stile pure, ha il suo stile. Ma sai quando uscirà? L'anno prossimo, non so qualche mese, non so quale mese. Il telecomando fa schifo, eh. Il controllo è veramente schifo. Non si riesce a... La Switch? Sì, sì. Non si riesce... Non ci riesce a... A girarsi bene. Prova a alzare un pochettino la sensibilità. C'è la sensibilità della non lo so, non lo so. Ma mi devo comprare un altro controller, quello che ho visto c'è uno meglio di questo. Sei a secco di munizioni. Ho preso le munizioni, no? Sì.
Adesso, se mi ricordo bene, devo trovare il cane. Cazzo è il cane? Non mi ri esattamente con questo coso. Per me il mio controller che esiste è quello della Xbox. Ah. Uè, ciao. Uè. Oh, Duncan, questo com'è che gioca? Io l'ho sempre voluto prendere, ma com'è che si gioca con la col joystick? Per mirare fa schifo, eh. Ma io mi ricordo che giocavo sul GameCube e l'ho sempre trovato bello. Sì, è simile a quello o no? Sì, il gioco è esattamente uguale a quello della GameCube. Anche... Però dico, i controlli come sono? Fanno un po' schifo i controlli? Sì, si fanno un po' schifo. E poi anche il questo controller fa schifo e a me non mi è piaciuto tanto. Ho capito, è la quinta volta che dici di fa veramente schifo. Perché... il grip come lo prendi non è, io credo che devi prendere, allora devi prendere la versione GameCube del controller che è più bella da usare. E poi non so perché a volte gira da solo, forse c'è qualcosa questo telecomando, questo controller a volte va a destra da solo. Comunque la grafica qui non è stata migliorata dal GameCube, vedo. È esattamente uguale. Sì, esattamente. Sempre meglio della... Ma io questo ce l'ho sulla PlayStation 2. Ma io avevo preso su GameCube perché era esclusiva GameCube per un paio d'anni. Poi esci... Sì, poi uscivo anche sulla GameCube. 2. Sulla GameCube è uscito pure questo, guarda, Resident Evil 1, no, Dozzo? Quello non ce l'avevo. Io avevo la versione custom di Resident Evil 4, perché mio padre la GameCube me la rompeva sempre, siccome c'era il manico, la prendeva e la lanciava. E allora io l'ho ricomprata quella lì a 50 euro, c'era quella di Resident Evil. Tokyo è bellissimo, però tu l'avrai già giocato su PS4, no? No, non l'ho provato. Lo stavo per comprarmelo per PC, poi l'ho comprato per Alex, ma non l'ho comprato per me. Questo è molto bello. È solo che è difficile, purtroppo massimo sono arrivato a livello 3. Perché non hai le vite infinite. Sì, c'hai solo 9 continue e dopo. Sì, 9 crediti, no? C'hai 9 crediti. Però sono stato molto contento quando questo è uscito. L'unica pecca è che potevano mettere la versione originale dentro. Sì, sì. E io
Sai che ogni tanto anche con R-Type puoi fare con pulsante select, passi da versione originale a versione remaster, no? Ah, quello è un altro gioco che ti consiglio. R-Type? 4. R-Type DX. Hanno fatto remake pure di R-Type? Sì, sulla Switch c'è un R-Type che comprende R-Type 1 e 2 e sono rifatti in 3D, però se tu schiacci select vai a vedere la versione originale. Bello così. Molto bello. Devil Bastard. This is the Miho. Ma che, Fabio, l'hai finito al 100%? Non ci credo, dai. Dicevi Resident Evil 4, non Toki. Sì, anch'io sul GameCube l'avevo finito al 100%, poi ho ricominciato con... Io l'ho fatto sulla PS2. Ho preso anche tutti i bonus, sai, della Shooting Gallery? Ho preso tutti i bonus che c'erano lì. Sai quello che c'è il tiro a segno, no? Il gioco bonus. Sì, anch'io ho preso tutti i trofei. E mi piaceva giocare anche alla versione Mercenaries. Sai quella che... Survival? Sì, sì. Survival, quando prendi Brian, che è fighissimo. Come si chiama il... quello che si trasforma in un mostro, che c'ha l'arco e poi c'ha il braccio da mostro. Guardio. Però è molto, molto uguale a quello originale, no? Sì, sì, tutti i livelli sono identici. È stato solo ridisegnato da questo artista che fa anche altre cosa. Adesso non mi ricordo cosa ha fatto di famoso, ma è un artista francese che ha ridisegnato tutti gli sprite. Però è molto fedele all'originale, cioè il gioco è identico. Ripeto, avrei gradito la versione originale dentro come bonus, però purtroppo non l'ho mica mai. Ma Wonder Boy l'hai provato? No, il remake no, quello che c'hai te, io l'avevo vista la tua live del Wonder Boy tradizionale rifatto, ma non sapevo ci fosse su Switch. C'è, l'ho pure, c'ho pure io qui, te lo faccio vedere poi. Ho visto. Di. La musica è molto bella, anche se non la... ah beh, non la sento perché sono su Discord. La devi sentire dalla live. Ma che non salta. Sto sparo ti dura poco, eh. L'hai sentito ieri le mie canzoni su Shark? Sì, ti ho fatto una io oggi. Sì, ho sentito. Ma... però non ho capito che melodia era. Ti ho fatto una sorpresa oggi prima di Talisman. Adesso poi la sentirai. Ti ho fatto la sigla di Talisman con la musica. Di Frozen 2? No. Poi ho una sorpresa per te. Sì. Però veramente non mi devo... non mi sento comodo con questo controller. Ah no, ti stavo per chiedere, ma il joystick ti piace? Grazie.
Quando li attacchi per palla portatile funziona meglio. Sai cosa? Che a volte mi si incula quando lo metto, quando lo rimetto, rimetto sbagliati ed è un casino, perché disincastrarli è un casino. Hai presente? Sì, sì. Tu, è un po' stupido. Tu hai due colori come il mio o sono neri? Quelli neri. No, rosso, ho scelto rosso e blu e poi ho preso quelli extra, rosa e verde. Io poi c'ho anche quelli di Wario, giallo e viola, se vuoi. Dai, sto mostro è abbastanza facile. Si è fatto fregare. Comunque il mio controller di Steam è ancora impacchettato, non penso lo userò mai, perché io su computer non gioco a niente. Allora lo puoi mandare a me, no? Ti pago. Se ti serve. Me lo mandi a me, dimmi quanto devo pagarti. Me lo prendo io. Che io ho provato a prenderlo, ma e dai, salta cazzo di. Ma credo che c'è qualcosa a questo controller. No, a volte lo lascio e vado solo in questa parte. Dove è questo mostro? Cazzo. Insomma, quello è Toki. Dai, vediamo qualcos'altro. Toki Resident Evil Remastered, l'hai visto? No, vediamolo. Sapevatelo. Guarda, sotto la mia scrivania c'è proprio un sacchetto con i giochi che ho preso nel Black Friday. Non li ho mai aperti. C'ho Witcher 3. C'ho Bloodstained Ritual of the Night, dello stesso creatore di Castlevania. Poi c'ho Sonic Mania Plus. E c'ho Street Fighter 30 Anniversary Collection. E quelli devo provare. Quanti li compri i giochi lì? Costano lì. Questi? Questi, vabbè, è costato The Witcher, era in offerta, l'ho preso a $50. Che, che vengono in euro 40 euro, no? Sì, penso di sì. E poi questo Ritual of the Night l'ho preso da GameStop a pre-owned, l'ho pagato $19 e quello sono curioso di vederlo. Quello che mi sta sul cazzo è ciao Enzo. C'è Enzo, c'è Enzo su Facebook. Enzo, se vuoi venire su YouTube, gli altri sono su YouTube. Mi sta sul cazzo che tutti i giochi occupano diversi giga sulla memoria, quindi sì, purtroppo sì. È limitata, capito? Vero, quello è che ti frega. Perché io preferisco i giochi Resident Evil. I giochi sulla cartuccia li preferisco piuttosto che download, perché sì, almeno sì. Anch'io li preferisco. Anch'io lo preferisco così, più che altro perché occupano meno grazie, spazio. Enzo, grazie. E poi in teoria quegli altri li puoi riusare, potresti, io non li rivendo mai i giochi, però comunque li potresti rivendere. No, io anch'io non le riprendo. Io, a me mi piace comprare giochi, esempio quelli, come si dice, non quelli digitali, quelli fisici, no? Perché sì, li colleziono pure io. Perché a me sembra stupido rivenderli. Ma a volte cazzo. Ma a volte ci sono giochi che non escono fisici, escono solo digitale, no? Sì. Toki, per esempio, l'ho dovuto prendere digitale perché
fisico non l'ho provato. Visto. Credo anche Wonder Boy e altri non ci sono fisici. Si devono solo comprare digitale. Infatti questo Castlevania, questo Bloodstained l'ho preso fisico perché a quanto sapevo era solo digitale e quindi sono stato contento di ritrovarlo. Fabio dice ma molti non si trovano, sì. Si riferisce ai giochi. Non si trovano fisici, si trovano solo digitale. E adesso se continuiamo così i giochi fisici saranno solo per collezionisti. Perché già ho il sistema di cloud che stanno facendo, come ha fatto la Google lì con il Google, come si chiama quella Google? Da Stadia? Stadia. Saranno che i giochi non giocheranno più sulle console, ma via streaming. Bello questo remake, ma come si gioca? Tipo fluido, tipo Resident Evil 4 o a scatti tipo l'1? No, fluido. Io ce l'ho sul PC questo pure. Questa persona questo lo voglio allora, perché cazzo. Sai, Resident Evil 1, quando si. La porta ci mette sempre mezz'ora, capito? Questo è Resident Evil 1. Si gioca bene però, Ma per molto... c'è qualcuno che fa degli streaming di Resident Evil 2 per caso? Dei remake? No, sia remake sia quello originale. Boh, credo Shark. Infatti stavo scherzando. Fa pure le bandicoot. Questo è Barry, eh? È Barry, vero? Ciao Roberto, ciao Gameplay Retro Game World. Gameplay Retro Gamers World è un altro canale che fanno anche loro gaming. Fanno delle bellissime live. C'hanno anche loro dei canali su Facebook, Twitch e YouTube. Seguite loro i canali, ragazzi, che sono molto molto belli. L'altra volta anche tu, Dotto, sei venuto nella loro live, ricordi? Sì, bello. Sì, fanno bellissime live. A me piace sinceramente vedere a volte i long play dei giochi, no? Sì, quando... sì. Cosa stai facendo? Ma questo è la versione Twitch che che mi è stata regalata da mia moglie, la sto facendo vedere che giochi c'ho dentro. Non è che stiamo giocando solo questo gioco. Però è bello, guarda, Dozzo, Molto bello. Io ce l'ho per il PC che è uguale. Ecco, però vedi una roba che qui è un po' come Resident Evil 1, nel senso che lo vedi da fuori. Io pensavo che questo avessero provato a convertirlo con visuale alle spalle tipo il 4, no? No, quello mi serve. È molto molto, come si dice, molto molto fatto all'originale, però con più grafica. Guarda che bella grafica c'è. Sì, una specie di showcase per far vedere che giochi che c'ho. Mi è stata regalata ieri questa console da mia moglie per Natale, insieme al Mario grosso, al Marione. Mia moglie è molto molto furba. Mia moglie prima mi ha dato questi, te l'ho fatto vedere l'altra volta, no? Mi ha dato questo, mi ha dato Luigi, ha detto ma questo è il regalo di Natale, ha detto no. È quello. Era solo l'indizio. Let's report this one to Wesker. Dobbiamo prendere quella cosa lì prima, se ricordo. Albert Wesker. Ma sai cosa mi piace di Resident Evil 1? Devi farmi vedere lo zombie che è chinato e si gira.
il primo zombie che incontri, quello mi devi far vedere, poi possiamo cambiare il gioco. Hai presente qual è? È già stato fatto. No, è venuto dentro dalla porta. Sì, ma credo che ho scattato il video. No. Allora il prossimo è il cane che viene dentro la finestra. Sì, sì. Però ribadisco che il controller fa schifo. Che palle, oh! Sembra quello che metti il becchiere sopra, no? Come si dicono? Quello... No, veramente, no? Come fare il cameriere, no? Quello che metti il becchiere sopra. Good idea. Insomma, adesso deve fare il giro qui. Ma guarda che grafica, no? Molto bello. Ma mi chiedo se sono stati in grado di usare i modelli vecchi della casa almeno, o se hanno dovuto rifare tutto. Credo che hanno rifatto tutto, però molto uguale a quello originale. Ma tu non l'hai mai visto questo remaster? Il remake no, perché non ero molto interessato, nel senso che alla fine ho giocato tanto al primo e quindi non... Questo è uscito sulla Nintendo Cube prima, no? È uscito... Sì, questo è uscito prima sulla Nintendo Cube. Sì, poi... ma sai, c'è anche Resident Evil 0, altra sì. roba, per cui io ero fissato col 4 e da lì... Ce l'ho pure il 0, ce l'ho pure. Te lo faccio vedere poi. Zero è più su questa onda, non è per questo rimasto hanno usato i modelli della versione GameCube. Sì, hai visto? Per rifarlo sulla Twitch, anche sul PC, su altre piattaforme hanno usato quella delle GameCube. Ma guarda la GameCube che grafica aveva poi, eh? Ma questo era già sul GameCube così? Sì, così era, esatto. Ma bello, la GameCube era bello, E la GameCube aveva una grafica eccezionale. Perché... Io devo dire, il 64 Nintendo lo conosco pochissimo, conosco Super Mario ovviamente, 64, conosco Turok, conosco GoldenEye, però... La versione, sì, la versione della PlayStation era più... Questo è un remake incredibile, no? La differenza, se ad esempio qui, se mi ricordo bene, sull'originale, per prendere la mappa c'era una scala, non devi muovere quel guardaroba lì, che cazzo è. Aspetta che rientro perché l'ho aggiustato male. Il bello è che questi giochi li puoi portare con te dove vuoi, no? Sì, soprattutto sul divano, sul letto. Sì, non è che deve essere... Tanto nel 2020 esce Talisman, ragazzi, quindi... Prima, per dire la verità, avevo... Non sapevo se comprare quella light o questa versione, no? Perché adesso c'è la versione light di Twitch. Quella che la è solo portatile, no? Non si può usare con la TV. Poi ho deciso di prendere questa perché ha detto mia moglie, prendimi questa perché almeno... Ah, quindi Fabio intendeva su Toki che ha finito i trofei. Credo. Come ti sto dicendo, quando mia moglie è andata a comprarmi la Twitch, sono andato con lei, no? Mi ha detto, vuoi la UEFA versione, la UEFA versione, quella light? L'hai vista quella light? Dozzo. Ce l'ha Fabio, però quella puoi giocare solo in portatile. Sì, non puoi giocarla con la televisione. Poi ho detto meglio comprarla così.
La puoi fare a portatile con la TV pure, no? Io sai perché devo giocare con la TV? Perché quando giochiamo in due con Leo, possiamo giocare in due. Se no, non potrei sulla light, capito? Quello è il vantaggio. Sì, la light a me non è che... Ok, forse No, chi... però io l'avrei presa, cioè, sinceramente l'avrei presa perché a me io il 90% del tempo Cazzo. gioco, quando gioco da solo, gioco sul portatile. E sappiamo che di certo giocherai a Talisman. Ma come cazzo fa? Come si fa a far portare lì così prende la mappa? Minchia, questo te lo... Provi a fare il su, vanno giù, vanno Beh, giù. mi sembra che lo stai odiando il controller. Sì, vero, vero, no? Fa schifo. Fa veramente schifo. Era... Aspetta. Che fai? Chi ha telefonato? Che... Non so, ragazzo, insomma, lasciamo. Vediamo un altro gioco, dai. Vediamo che Sì. giochi. Fammi vedere qualcosa di bello, dai. No, Ma che, quello era brutto. no. Ma sai, tu riesci a scaricare un altro gioco? Se compri adesso Ninja Savior, se dai in diretta la tua carta di credito, per esempio. Ah. No, se puoi andare sullo store ti faccio vedere qual è. Perché non è attaccata all'internet? Perché se attacco all'internet, perché io questa per farla vedere a te l'attacco alla Xbox One, poi uso la i retro e uso, come si dice, i remote system, no? Ma Ah, ho capito, quindi non è se collegato al se no, momento. se attacco pure lei all'internet mi cade, mi fa la connessione più bassa, capito? Ho capito, capito. Sì, non volevo. So che hai comprato i giochi su internet e dopo, però adesso capisco che non puoi usarlo. Sì. Ah, perfetto. Sì. Grande Quel gente. bando lì ce l'ho anch'io, eh. Capcom, quello lì è una mega. Mega offerta, quello lì del Bumble Capcom. Ciao Giuseppe Snake. Ninja Seven non va Bellissimi titoli mai in loro offerta. Capcom. Ninja Survive non va mai in offerta, ha detto Fabio. Questo. Questo è Gunster Heroes, è il gioco più bello del Sega Genesis, Gunster Heroes. È il motivo per cui ho comprato questo gioco è Gunster Heroes. Ma sarà bello questo gioco. Io lo sto provando la prima volta, eh. Non so cosa devi C'è fare. su tutto, c'è su Sonic, c'è su Golden Axe 1, 2, 3, c'è. Ma devi prendere prima la cartuccia da lì. No, devi andare sulla libreria delle cartucce e sceglierla. Avvicinati Ah, ok. il letto con le macchie di sborra del teenager che si fa le seghe. Vai avanti, troverai altre riviste, c'è Sì, Comic Zone, sto cercando proprio quello, The Beast, che mi piace altre molto. riviste. No, facci vedere Gunster Heroes. Sonic 2. Phantasy Star, Rystar. Street Fighter 2.
Sono tre giochi. Virtual Fighter. Andiamo più sopra, dai. Dai, uno a caso. Vectorman è bello, eh. Fai The Beast. Alter Beast, dai. A me mi piace questo. Rise from your grave. Rise from your grave. È della 88 questo gioco. Ma Duncan, sai che hai presente quel basso rilievo che abbiamo appena visto? Mm. C'è uno su Instagram che l'ha fatto di gomma da comprare, sai, tipo da collezionare. L'ha ricreato tipo in vinile. Da comprare, quindi è una figata, cioè proprio bello. Credo che l'ho visto pure io, forse ti avevo mandato la... sì credo che me l'hai mandato tu. Bello, eh. Power up. Questo è uno dei giochi più belli della serie. Beh, più che altro è quasi semplicistico, però è mitico, perché sì, comunque a livello di grafica, a livello di tutto è fantastico. Sai cosa poi mi piace? Space Harrier di questa collezione. Space Harrier è bellissimo. Ma ricordi quando ho fatto il remaster di questo gioco? C'è un remaster per le PS2. Certo che hai fatto il tutorial per un paio d'ore. Sì. Ma no, l'hai fatto due volte, no, quel gioco, eh. Io l'ho visto tutte e due le volte. La prima volta che l'hai fatto, e poi ti dirò che l'hanno fatto anche bene, mi è piaciuto anche a me. Ma sai che io però nei miei ricordi la PS1 e la PS2 si confondono un po', anche se ai tempi era veramente un altro pianeta. La PS2 era uscita, era nera verticale, no? Sì. Invece la PS1 ovviamente quella grigia con giusto? Sì. Io ho sempre avuto APS, perché poi era uscita della PS1, era uscita una versione più avanzata. Io avevo preso quella. Ma è vero ma è vero che in America è più popolare l'Xbox che la PlayStation? Cosa? È vero che in America è più popolare la Xbox che la PlayStation? Ma io in realtà conosco tanti che hanno la PlayStation qua. Allora l'Xbox non è così popolare come dicono in America, dicono che è popolare. No, no, però per esempio mio cognato, il fratello di mia moglie, penso che ci abbia la Xbox. E altri hanno la PlayStation 4. Beh, io ce l'ho tutte e due, ma... Non ti saprei dire, so che GameStop ha tanti giochi da PlayStation 4, di solito hanno lo scaffale più grande. C'era sempre questa grida che dicono, ok, negli anni 90 c'erano delle console che qui in Europa non l'abbiamo già mai visto. Forse qui che non hanno mai visto è il Commodore 64, qui non è mai arrivato, solo i nerd lo conoscono. Cacchio, hanno perso tanto in America allora. Commodore e l'Amiga non sono mai arrivati qua, soprattutto l'Amiga. Commodore 64 qualcuno in più lo conosce, ma l'Amiga nessuno. Forse la più popolare il Mac, no? Sì, il Mac piuttosto che il PC, altra roba. Qui hanno fatto tanto le console. E invece sai una cosa? Che praticamente in Polonia le console non sono mai arrivate perché costavano troppo, quindi le varie case Nintendo così non le hanno mai commercializzate in Polonia, perché nessuno avrebbe avuto i soldi per comprarle. Ma per esempio i 32 bit della Commodore, quello con CD, dicono qui in Europa non era popolare, ma dicono in America ha fatto un po' di boom. Ma quello non lo so, ti dico che l'Amiga qui nessuno sa cos'era, però ti dico anche che questi in Polonia sono stati i primi a
a iniziare a convertire software da console su PC, perché non potendo giocare le console hanno sviluppato queste case di software, e adesso la come si chiama, la CD Projekt è quella che sta facendo Cyberpunk 2077, ha fatto The Witcher, è una casa software della Madonna in Polonia, e quindi Polonia è il nuovo polo per certi videogiochi, diciamo. Leggevo un articolo su sta storia che in Polonia sono all'avanguardia, capito? Perché ci hanno avuto le pezze al culo, e quindi a Malta come console PC siamo uguali in Italia, no? Qui siamo cominciato bene. Cioè, avete avuto più specci forse perché eravate sotto influenza inglese, no? Lo Spectrum in Inghilterra era quella console. A Malta c'era lo Spectrum, era popolare pure. Io ricordo che a quei tempi c'era una guerra fra il Commodore, lo Spectrum e l'Atari qui, no? Come grafica lo Spectrum non era così male, ma come colore faceva schifo, aveva 4-5 sì, colori. C'aveva quel cazzo di sprite. L'Atari aveva dei bellissimi colori, ma con una grafica molto grossa, con dei cubetti incredibili. Credo che il Commodore era la via di mezzo fra di loro, almeno quello che credo io. Poi c'era, io il primo PC che ho visto, perché io per questo mio padre mi ha comprato il Commodore. Ricordo che è venuto questo mio amico dall'Inghilterra, questa famiglia, e questo ragazzo ha portato con lui un Amstrad. E io ho visto questo Amstrad, io sono andato a casa, volevo un computer, e mio padre ha detto che okay, te lo compro per il compleanno. È venuto il mio compleanno, ma non si trovava l'Amstrad qui, non c'era l'Amstrad. Così sono andato e mi hanno comprato il Commodore. L'Amstrad era bello, ma ti ricordi che io, quando compravo i giochi del Commodore 64, guardavo sempre la copertina dietro e vedevo sempre immagini dall'Atari ST, che erano giochi della Madonna, poi sul 64 faceva sempre cagare, però io mi lasciavo sempre fregare dall'immagine Atari sì, ST. Sì. Vai di Gunster Heroes. Ciao Badais. Aspetta, ciao Budais. Ma io pensavo sempre Budice, no? Bad Eyes. Bad Eyes, credo io. Che gioco volevi? Fammi vedere. Gunster Hero. Ah, Game Ground è bello, eh? Ciao, Game Max Ground è bello anche su arcade. È bello Game Ground. Cazzo, ma dove li vedi? Io non li vedo. Beyond. Ma in basso! C'è Comic Zone, Crackdown. Non devi guardare la costina, devi guardare in basso, c'è scritto. Ma se vai tutto a destra c'è ok. Columns 3. Vai a vedere, c'era Gunster Heroes. 3, Crackdown. Tutto a destra c'è Gunster Heroes. Oppure puoi fare appena prima Game Ground. Io pensavo fosse Budice, qualcosa di italiano, invece è Bad Ice, tipo la birra Bad. Game Ground è bello, se no c'è questo Gunstar Heroes. Yeah, Gunstar Heroes, quello è bellissimo. Alex l'ha fatto anche, questo è il gioco migliore per il Genesis. Io ce l'ho questa console. Cazzo, adesso sei andato indietro. Ma non preoccuparti, tu lo vedi in... Io lo vedo un po' in ritardo. Sì. Oh, Talisman! Oh, Talisman! Sì, questo l'ha fatto Alex, l'ho visto che lo facevo. Questo è il gioco della Treasure, bellissimo. Ciao Max Rock! Se vuoi puoi venire su YouTube. Scusa, ma te ma cosa? Scusa, te ma cosa questo?
Contro di Sega. Ma questa è una collezione per la Nintendo Switch. Bad Eyes. Che sto facendo vedere i giochi che ho sulla Nintendo Switch presa ieri. Ma talismano, cazzo che ho premuto. Ma talismano lo facciamo addosso. Certo, io sono qua. Adesso se però iniziamo prima è meglio, perché dopo devo andare, qua sono le 11 di mattina, dopo volevo andare a mangiare una pizza con Leo. Ma che ora vai? Beh, a mezzogiorno e mezza, tra un'ora adesso e mezza. Adesso proviamo il 4, gli ultimi due giochi che c'ho. No, non è mod, no. Sono giochi già comprati. Comprati onestamente. Col sudore della fronte. Sì. Pagati nel prezzo ieri. Pagati dal lavoro di Shark. Dalla mia Shark. Moglie. Vediamo qualcos'altro, dai. Bello questo però, sempre bello. Vediamo Wonder Boy. Questo l'abbiamo già visto. No, Wonder Boy l'hai già fatto sul tuo, dai. Facci vedere il bundle che giochi si sono. Vediamo questo. Questo gioco Flashback Classics. No, voglio vedere questo gioco che si chiama The Binding of... The Binding of Isaac. E deve essere tipo Meat Boy, secondo me. È tipo Meat Boy. Non l'ho ancora provato, dai, proviamolo. Vediamo che... Io l'ho visto perché l'ho visto, ma non l'ho mai comprato. Ma è bello. No, non lo so, ho visto sullo store, l'ho visto, mi interessava, ma non l'ho mai preso. Per cui non so com'è, ma sarà una cosa tipo Meat Boy. Grande Bad Eyes. Oh, Bad Eyes, scaricati Gems of War, che giochiamo, facciamo un clan. Io sono abbastanza esperto nel gioco, per cui aspetta, te lo scrivo anche sulla chat. The Biru. Ma chi è? Fabio, chi è? Luca, chi è? Non ci vedo niente io. Fabio, tu l'hai preso il servizio online o no? No. Cioè, o la Switch è transessuale come quella di Duncan? Che ha fatto no, non è transessuale. Ah, è okay. Allora prendi sto cazzo di servizio online, scusa. Ah, ma questo è tipo Zelda, diciamo. Ma non mi sembra bello, Non è così bello. Non è bello per un cazzo, proprio. È tipo... Te lo ricordi, Duncan, sulla PlayStation? Quel gioco che vedevi dall'alto si chiamava... Come si chiamava che sparavi? GTA. No, molto anche quello è così, GTA. Ma che sono queste? Delle cacche, guarda, sono delle cacche. Ma sì, non mi sembra bene. Veramente? No, no, si chiamava... Ci sono delle cacche qui, che... È bellissimo. Quello devi portare in live, Duncan. Tipo Smash TV, ma... Ma bellissimo su PlayStation, aspetta. Ma questo qui mi sa che è considerato un giocone, questo qua. Ma perché forse una roba indie, allora per essere indie per quello non sarà male. Però vedo che ha scopiazzato sia Zelda che quell'altro gioco che adesso ti dirò, che c'era sulla PlayStation. E quello era veramente bello. Smash TV Similar Games. Ma poi finalmente questi giochi li trovi su Steam pure, credo io. Com'è? Questi giochi poi li trovi anche su Steam, non solo su Twitch. Sì, questo qua c'è su Steam, è sicuro. Mi sa che c'è per tutte le piattaforme.
Dai, vediamo qualcosa che è brutto questo gioco. Sì, non mi è piaciuto per un cazzo. Proviamo questo, vediamo questo così, anche questo non l'ho provato. Sai cosa anche è bella? La collection della SNK perché contiene Athena. Sì, poi lo compro, Dozzo. Cosa? Poi lo compro, questo che stai dicendo tu lo compro. No, comprati Ninja Serio. Ah, sì, costa 20 euro però, cacchio, cioè non mai in offerta va. Ah, ma no, vabbè, ma li vale tutti, eh. Ninja Saviors. Addozzi, a me mi costa meno. Sì, su Malta penso che sia. Ah, loaded su PlayStation 1, loaded. Non me lo ricordo. Lo conosci? No, non me lo ricordo. C'era mamma, Frank, Vox, Butch. Ma che cos'è? Era bello. Ma che cos'è questo gioco? Ma dai. Bellissimo. Questo Duncan, te lo mando il link. Ma questo lo conosco? L'ho finito, c'è il primo che il secondo. Mi è piaciuto molto sto qua, Guacamelee. Questo che sto giocando adesso? Sì. Io anche il seguito. Molto bello. Sembra bello, tipo Metroidvania. Sì, tipo. Esatto. E anche con elementi da picchiaduro a scorrimento. Ma a te Fabio, ti interessava questo Bloodstained Ritual of the Night? Ce l'ho. Quello nuovo? Sì, ce l'ho, quello per... L'ho preso anch'io in edizione fisica per PS4. È bello, no? Sì. Non l'ho ancora provato, ma io avevo preso sulla Switch, avevo preso Cursed Moon, che però era tipo grafica 8-bit, quindi ci voleva... Anche quello. Mi era piaciuto, ma preferisco Castlevania 3, sinceramente, per NES. Infatti sulla Switch ho preso la collection di Castalla, qua mi sta frizzando, mi sta laggando. Ma che stai dicendo? Lucio, stai laggando. Veramente? Ah, Giuseppe! Che ha fatto Giuseppe? Quanti FPS c'ha Lucio Dario? Giuseppe, sto laggando. No, stai laggando. Hai visto? È il tuo PC. Ma voi c'hai della connessione insulare e noi qua che usiamo internet ci stai laggando, Vero De Piro? Sì, minchia, sono De Piro, Ma come hai visto finire Toki De Piro? Temela, non me la conti giusta De Piro. Ma guarda che in realtà è difficile nel senso che è difficile da fare, ma non è che è uno tipo Mario Odyssey che devi esplorare e fare che lì ti stufi, no? Nel senso che è un casino più che altro per le meccaniche. Perché non mi lascia passare da qui, Fabio? Cosa devo fare? Non me lo ricordo più, io c'ho la memoria praticamente di un pesce. Perché? Devi dargli un pugno a questo qua. Perché di un pesce? C'ho la memoria di un pesce. Ah? No, mi sa che devi perché fare qualcosa prima. Perché i pesci hanno la memoria corta, Giuseppe, questo ho detto quello. Insomma, un bruttissimo gioco, dai, vediamo qualcosa. Oh, non te ne piace uno, Duncan, di tutti di sta Switch, eh? Vediamo questo cos'è, della Camco. Camco? Ah, quel lì è bellissimo. Questo Fabio lo devi comprare perché c'è dentro Captain Commando, c'è dentro King of Dragons, c'è Lancelot, come si chiama, Knights of the Round, poi c'è... Ma li ho finiti tutti questi qua che stai dicendo. Li ho finiti tutti quanti questi qua che li stai dicendo, ci sono anche sul Mame. Però oh, ce n'è uno sconosciuto, adesso Duncan te lo fa vedere, uno con dei robot che non avrai mai visto, perché è solo giapponese. Vai, Warriors to the Fate. Fammi vedere il robot, Duncan. Qual è quello del robot? Vai a destra, Final Fight lo conosciamo. Questo Captain Commando? No, quello lì, Circuit.
quello lì che si chiama Circuit Battle Circuit. Ah, okay. Io vedo okay, pochi pixel e ti vedo a te, ti vedo con un pixel nero in testa e uno rosa. Ma prova, prova a refresciare i coso lì. Ti vedo in 5x6 pixel. Io sulla mia live lo vedo bene. Vedi, questo nessuno l'ha mai visto perché è un'esclusiva, e sia questo che un altro di robot. Questo vabbè, gioca questo un po' per Fabio e poi gli fai vedere quell'altro. Ma l'esclusiva è questo o quell'altro? Tutte e due sono esclusive. Questo non l'hai mai visto, immagino, perché è una roba giapponese. Vedi, qui vai, no. Vai. Qui non lagga. L'ho anche giocato questo con la tizia che. Qui non lagga. Questa qua così lo conosco. Continua a suonare. Continua. A sti frocioni. Vabbè, questo lo conosce allora, niente. Ma fallo partire però. Ok, la faccio partire, dai. Ma tanto allora. Duncan li gioca ma non gliene piace neanche uno. Ma sai cosa? Lui li giocherebbe, però con quel joystick lì è difficile. Non gli piace il joystick a Duncan. Non ho capito che joystick sta usando, lo dicevo anche prima che sembra un piatto, dicevo. Sembra quello che si mette le bottiglie del birra sopra. Ti spacco la bottiglia. Come si dice quella cosa che si mette sotto il bicchiere? Sotto il bicchiere, sembra un sotto bicchiere. Guarda, è un sottobicchiere, guarda. Benvenuti a sti frocioni. Dimmi. Questo c'ha un po' la postura da Captain Command. Su YouTube hai 9 like. C'ho cosa? 9 like. Ah. Io te lo... Adesso 10. Fate il like, ragazzi. C'hai 9 like e una denuncia della Nintendo. Solo una. Perché dici così? Cioè, è un segreto, like... un segreto, Giuseppe, non si può dire perché. È un ergastolo della Nintendo. Stanno aumentando i like. 11 like, ragazzi. Sono tutti quelli che amano la Sony. E dopo la denuncia del Nintendo non mi culo. Ma poi io non sto facendo niente del legale. Sto solo facendo vedere la mia vergine Twitch, no? E però non ti piace neanche uno, ovvio che poi ragione. Uno dice: Duncan, voglio anch'io la Switch come la tua. Chi la dice? Beh, Duncan, se così non l'apprezzi poi. Duplice. Da Badais, è Badais. Tra parentesi, qua siete tutti abili per talismano, quindi dopo a seguire talismanate. Lo sapevo. Anzi, c'è stato che non l'ha detto fino adesso. Che nessuno inventi scuse. Quello più fedele è Luca Peta, perché quello gioca sempre, anche di sera a volte giochiamo io e lui dall'America, a volte mi dice: fai una partita con un AI 15 round tipo droga, tipo il massimo di rapidità che si può fare, ma c'è bisogno la dose, capito? Duncan, devo chiudere adesso. Devi andare, Giuseppe? Ok, amico mio. Mia mamma sta intanto a fare il karaoke. Ok. A faticare? Devo chiudere. Mia mamma sta intanto a fare il karaoke. Ah, ok. Ok, Giuseppe, ok. Ciao. Stammi bene. Si parla di talisman. Si parla di talisman. Fa. Devo andare. Guarda. Ciao, Toto. Ciao Giuseppe. Ciao. Ci sei per giocare a talisman? Dopo ci sono a giocare a talisman. Ma dopo nel giro di 15 minuti, Poi dopo ho finito di fare il caro con mia mamma. Ok, vai.
Ok, Giuseppe, vai, vai. Non ho capito cosa deve fare con la mamma ancora. Io ho capito che c'è la Shark che deve andare a faticare, ho capito. Perché un evento strano che Shark va a faticare, allora bisogna chiudere la live. Cioè, tipo allarme terremoto, Shark va a faticare tutti nel rifugio antinucleare. Shark. Ma tipo la mia madre mi raccontava la filastrocca, fa: oggi è lunedì, ieri era domenica, non posso andare a lavorare. Oggi è martedì, potrei lavorare, ma fuori piove e quindi non posso lavorare. Mercoledì c'è un'altra scuola, tipo oggi così c'è qualcosa, non posso lavorare. Insomma, fa venerdì sì che potrei lavorare, però per un giorno solo. Sto a casa, no? Che bella filastrocca c'ha! sì, è la filastrocca di Shark. Poi tieni conto che da Shark piove sempre, quindi può anche usare sempre la stessa scusa se vuole. Esatto. Oggi sì che potrei faticare, però. Ma oggi potrei, è venerdì, ma per un giorno, dai. Quella è buona. No, sai perché? Perché quando ero piccolo mi prende sulle dita la fai, no? E dice questo è il pollice, tipo prende il pollice, fa oggi è lunedì, non si può faticare perché ieri era domenica, sai, il primo giorno non è che si può faticare. Come la storia del come si dice? Polcellini, no? Quella dice polcellini. Esatto, una roba così. Dai, cambia, fagli vedere a Fabio quello dei robot, che questo lui lo conosce. Questo hai detto, non è quello questo del robot. No, è un altro, c'è neanche un altro, che secondo me lui non lo conosce, che è anche più bello di questo perché c'è anche più varietà. Però questo già è bello, è tipo demenziale. È bello perché è demenziale. Ma tra l'altro questi si possono giocare online fino a 4 persone, capito? Quale? Adesso c'è un po' di ritardo, però praticamente. Come si chiama? Sono tutti conosciuti tranne quello lì. Adesso devi andare per esclusione. Cos'è? Armored Warriors? No. Sì, Armored Warriors, quello devi giocare. Quello è bello, devi scegliere tra diversi robot. Ma è tipo Armored Warriors, è tipo un gioco di scorrimento. Ehi, ti ho fatto una canzone che ti piacerà molto. La devi sentire prima che comincia la live di Talisman. Ma dopo riparti o continui sta live? No, mi fermo per un po', almeno per 5 minuti, no? Sì, perché non vuoi infangare le tue live con Talisman, capisco. No, devo riposare un po' gli occhi. E le dita, perché con quel joystick lì immagino che... No, infatti non lo conosco sto qua. Vedi? Questo gioco, c'è un gioco simile con il VR della PS4. Ti metti i VR e sei come sei in questo robot qui. Bellissimo sulla PS4. Ma comunque questa schermata mi ricordava anche Rise of the Robots per la Te lo ricordate? Rise of the Robots, uno dei primi esempi di grafica 3D. Beh, quando cammina così sembra il robot di Atame. No, io mi ricordo uno dei robot così per il Super Nintendo. Adesso io sto vedendo con un po' di ritardo, però sì, però... Ovviamente con grafica 16-bit, tipo con... c'erano i robottoni così che... Adesso mi sembra che è un action platform, se mi ricordo bene. L'ho detto, quando cammina sembra il robot di Ataman. Guarda. Sì, che va sul pattini. Può anche saltare, mi sa, Come si fa a prendere?
Red Shield, adesso ti trasformi in qualcos'altro con quel modulo lì. No, l'hai mancato. Cazzo, prendilo. Ma è bello però, cacchio, figo sto qua. Non è bello, sì. È bello, è bello. Oh, abbiamo trovato un gioco che piace anche a Dan. È bello perché poi c'è una sezione diversa dal solito dove praticamente diventi tipo una macchina e vai a quattro ruote, cioè si trasforma il robot un po', no? Sì, però hai notato che Duncan quando fa le sue live, guarda che faccia seria che c'ha, sembra veramente il medico, sembra. Sì, esatto. Va nelle le live degli altri, fa su un casino micidiale. Ma che... Le live si concentra. Che mi concentro sul gioco lì. Fa le barzellette, un casino di parole, canta le canzoni. Hai visto che hai preso il da trivella adesso? Sì, sì. Adesso gli trappano al culo. Dante, ma ce la fai mentre giochi a raccontare la barzelletta? Ci provo. Fammi ricordare una, Limo. A che ora scrivo che c'è la talismanata? Alle 45 o alle 30? Che ore sono? Sono le 5 sono e 22. Sono le 5 e 24. Alle 5 e mezza o? Se la facciamo alle 6 e mezzo, buono, no? No, se fai 6 meno un quarto, no? 6 meno un quarto? Sì, 5:45. Ma fermiamo un po' questi, dai. Che non ce la faccio. Fai vedere se c'hai altro, se no puoi fermare. Questo dell'Atari sono brutti, che non mi piacciono, dai. Proviamo, facciamo Wonder Boy per ultimo. Facciamo Wonder Boy, dai. Differenza del Wonder Boy che ho sul PC, puoi scegliere un altro carattere, non solo Tom Tom. Un altro personaggio. Sì, personaggio, sì, carattere anche sì. Esempio sul PC puoi usare Tom Tom o la ragazza, no? Su questo puoi usare pure un altro tipo lì, sembra uno dei boss. Ma scusa, questo sarebbe uguale identico al primo Wonder Boy, però fatto in versione, diciamo, sì, The Master, sì. Diciamo. Sì. Guarda, si può usare questo coso qui con le corna. Va a vedere, non l'ho visto ancora. Chi è quel corno? C'è il boss finale. One coin? One coin? Sì, con una moneta sola. Ah, quindi giochi con un credito solo, lo finisci con un credito solo. Se usi quel personaggio lì, faccia dei poteri particolari. Non l'ho provato. Chiaramente era la cosa più logica da fare, visto che tutti abbiamo visto almeno 100 volte Tom Tom. La cosa più logica da fare era scegliere Tom Tom. Adesso quando muori usa One Coin. Ma quindi Fabio, Tocchi l'hai finito con un credito? Beh, si dico avere il 135.000 punti, ho dovuto fare un credito. Ma te stesso sì. Tra l'altro quando usi la difficoltà quella più elevata c'è tipo poche vite, ma che parti con due vite, invece da 8-9. Ma te stai scherzando? Il pulsante! Salvati lo schermo! Non fai salvare lo schermo sulla PC. Guarda che abbassa un po' il volume del gioco. Ma è impossibile! Allora devi andare al Guinness dei primati, scusa, cazzo sei qui a fare? Ma guarda che alla fine non c'è neanche quelli titolari, perché però
copia, guarda che esiste da una vita, guarda che non è tanto diverso da quello originale. No, ho capito, ma quello originale è, a parte che vabbè, una persona normale con credito fa due livelli, un paio di livelli, non è impossibile finirlo con un credito. Guarda, basta che impari le funzioni dei nemici. No, lo so che puoi imparare, però tutti, tutti gli arcade, se riesci a imparare, non dico che sia facile, perché prima devi chiaramente sprecarci non so quanti gettoni per fare una roba del genere. Ma dopo che hai imparato le difficoltà dove sono messe, e basta che te le ricordi e le fai. Non è che poi cambia la partita dopo. No, quello è vero, però comunque scatta quel, magari quel salto sbagliato, quella roba sbagliata, soprattutto in giochi dove a volte la tempistica di quelle meduse di volanti, sai, se arrivi lungo con tanto quelle tariffe diverse, non è che poi l'unica cosa che è più difficile dell'originale, quello lì, perché il boss del terzo livello e del quarto, quello quello con come si chiama, quello che rutta il terzo, quello che fai rutti, e quello dopo il mammut, hanno tolto il glitch che potevi farli fuori senza praticamente perdere, perché nel terzo potevi passargli dietro, potevi passare il tuo legame da dietro nella versione arcade, e qui non puoi farlo. Invece il mammut, per farlo fuori, basta che ti abbassavi e continuavi. Ad esempio, ragazzi, per giocare questo gioco devi lasciare premuto uno dei tasti per correre e l'altro saltare, no? Ma il pulsante sono così piccoli e vicini che premi altri. A volte puoi fare, io con la Nintendo 3DS li schiacci col pollice, li schiacci tutti e due insieme, quindi è facile così. Sì, ma non è che tu lo fai con due dita diverse, ok? Ma a volte tu, il sistema del gioco è molto, il pulsante, insomma, quando scrivo sono piccoli. Fai one coin, va, così vediamo cos'è, e dopo ci vediamo tra un quarto d'ora per la talisman. Ah, sai, Dozzo, sai cosa ho preso che mi avevi detto tu? Per la Switch Gunlord X, quello che assomiglia a, diciamo, one coin. Sì, ma è difficilissimo, cazzo. No, beh, io, cioè, lì ovviamente c'è anche il contatto su Discord, un po' di vite in privato. Ok, but guys, ma tante volte non è così facile. Aspetta che vedo la strada. No, ora che devi far comparire le piastrelle tipo Turrican con laser, le fai comparire, capito? Fai la laserata intorno a 360, vedi dove compaiono le. Già Turrican non era facile, ma anche questo qua mi sembra che è sino più difficile. Come grafica più bello. Però sì, quello ho trovato un po' che a volte non hai. Turrican era più da quel punto di vista di capire dove andare, era un po' più esplicito. Questo qua a volte vaghi un po' a cazzo, però con la frusta dovresti poter trovare tutto. Ma poi nello store della Switch qual è la differenza? No, c'è l'offerta del giorno e vabbè, e poi c'è il gioco del giorno. Ma il gioco del giorno che cosa ti comporta? Ma quello forse dipende che è una roba featured, non è necessariamente scontata, capito? È solo un gioco che ti viene proposto. A me sinceramente vengono fuori update settimanali dove ti dice quello che è uscito, forse è diverso qui in America. Ragazzi, ho scelto il OneCoin, ma rimane TomTom. Ma sarà che OneCoin ti dà solo l'inculata del credito solo, e capito? Scegliamo la ragazza, dai. Ma non è che lo devi sbloccare OneCoin, magari, cioè devi prima finire, insomma, il gioco e poi te lo chiedo, che questi sono tutti i giochi che abbiamo provato. OneCoin con 10 vite, però questo dall'Atari è bruttissimo. C'è qualcosa di bello, l'ho comprato anch'io, c'è magari qualcosa su Pac-Man, così. Insomma, questa è la mia Nintendo Switch. Cos'è Tinfoil?
Questo è il controller, quello che ho fatto sempre dire che fa schifo. Allora, c'è da dire che Duncan è bravissimo a fare pubblicità per non comprare la Switch. Sì, esatto. Io e il mio Mario vediamo, ciao e ci vediamo. Mario ventesimo. Devi comprare Ninja Saviors, anche te Fabio, anche se costa 20 euro vale totalmente la pena, Mi perché devo secondo con me Io credo dovrebbe la, piacere la prima cosa che comprerò è il controller, quello con, perché non mi sento comodo con questi controlli. Se sono così. Non attaccati, quello, non sotto il bicchiere. no, se questi sono attaccati alla console lì per fare le voltate, ok, si gioca, ma con questa cosa qui non è che mi è piaciuta tanto. Insomma, io Quindi vi dico. voto 7 per la No, voto per la 10. console, un bel 10, perché è una bella console. Per il controller 3 meno 2. Ora io Ma vi d'occhio, quel lascio. gioco lì dei ninja, quel gioco lì dei ninja si può giocare anche online insieme. Forse. Forse. Vediamo, adesso aspetta, lo apro, te lo dico. Insomma, Rimani ragazzi. su Lasciamo Discord. Andare Duncan che è stanco. Sì. Stanca, fatti vivo tra 10 minuti per andare in palestra. Fra 10 minuti sono lì, ok? Oh, ciao Silvia. E vada Ok. Silvia. Silvia, Ciao vieni su Silvia. Discord di Duncan. Vieni in coppo Discord. Duncan, non puoi chiudere adesso che è arrivata Silvia, che è la Sì. principessa della sala gioco. Beh, lei può chiudere Silvia, sei. live, ma se lei Silvia, sto viene facendo su. vedere il mio Marione a 20 pollici e oggi ho fatto una live con la Switch che mi ha comprato mia moglie. E i giochi di Babbo Natale. E giochi gratis che mi hanno dato, e questo controllo. Insomma, si è arrivato un po' tardi che adesso. Duncan, però, se non ti piace, mandala a me la tua Twitch, anche col sottobicchiere ci gioco uguale, non farti problemi. Ma ti dico la verità, Fabio, di certo, dai, di sicuro. Forse ne giocherò 4-5 volte, poi andrà in vetrina a fare compagnia alle altre console. E cos'è che giochi poi? Mi gioco il PC perché mi piace tanto giocare sul PC. Ah, beh, sì, è vero che infatti le live sono tutte Sì, su PC. ma di console ce n'ho tante io, no? Con la PlayStation. Non è giocabile online, però ci sono dei multiplayer rankings che potresti partecipare se ti interessa, ma Ninja Saviors puoi fare solo multiplayer locale, single player hard o normale. Quindi. Fabio, di console ce n'ho tante, dalla PlayStation 1 fino alla 4, dall'Xbox originale fino alla Xbox 1 ce n'ho Ma vedrai, tante. Duncan, che della Switch ti innamorerai perché puoi giocarla anche a letto e. Sì, quello è bello. Ho detto pure, se i controlli li fai attaccati alla console e la fai portatile, lo giochi bene, ma Ma adesso ti attacco due calci in culo se non la smetti di Attaccate a questa cosa giocare. perde tutto Il fascino. il fascino. Ma senti, vai a riposare che dopo devi fare la Ok, talismanata, ma sì. ciao a tutti, mi dispiace Silvia, ma poi se vuoi vedere Talisman, Sicuramente, sicuramente. se ce la Torniamo tra 9 minuti con Talisman, Silvia, se per cui. se ce la fai, se M'immagino. ce la fai. Ok. Dozzo, non perdere l'apertura di Talisman, perché ti ho fatto una sorpresa, ho cantato una canzone solo per te. Ok. Ok? Ciao a Sto tutti, scrivendo ciao per allora, ciao per ora, ciao i ciao. nostri.